viaggiamo su delle suggestioni che sono letterarie, che sono di musica e anche di percorso. Qui abbiamo questa deliziosa aria che ci accompagna, abbiamo la Sacra di San Michele che certamente accompagnava tutti i pellegrini. L'idea è di andare, sentire il cammino, avere la musica che ci accompagna. Eccoci sulla nostra Avigliana e in un pezzetto di Francigena. Prima di tutto vi voglio presentare i musici che ci accompagnano e ci accompagneranno, Emanuele e Ilario. È molto importante perché ad esempio queste decorazioni fatte così, poi ritrovate in un sacco di altri borghi medievali, stanno a indicare il pregio e la rinomanza di questo luogo e di chi ci abitava al suo interno. Io ho scelto una serie di testi, di brani non necessariamente medievali, qualcuno sì riguarda quel periodo, altro no, ma soprattutto riguardano il viaggiare, i viandanti, i pellegrini, Cantares di Machado. Tutto passa e tutto rimane, però il nostro è passare. Si deve tornare a calpestare, viandante non c'è un cammino, ma le stelle del mare. Avete immaginate questa? Ma noi andiamo perché la nostra fantasia, la nostra immaginazione... Era chiuso, spazio vuoto. Queste fessure tra una casa e l'altra, e ce ne sono diverse, se vanno in giro, alcune più grandi, alcune più piccole a seconda del valore della casa, si chiamano ritane. E il mantello che userò da coperta. Prima che si alzi il sole e arrivi Re Charles, ma lui, Re Charles, quando arriverà? Adesso continuiamo per questo percorso e arriviamo all'antico oratorio di Gesù. Entriamo dentro, perché dentro, in questi lunghi viaggi, in queste peregrinazioni, c'erano dei momenti in cui ci si fermava e si narravano delle storie. La testa! Una volta c'erano delle ragazzine di 10, 12, 15 anni. La ragazza aveva perso l'ago e non poteva svegliare. Quattro ragazzi erano sorti. Se volete andare a vedere sopra. È sempre una fatica, perché oltre alla sbarra, oltre alle chiuse, la strada prosegue. Non avevo fanno degli incontri e a volte si incontrano anche delle cose e delle persone e delle emozioni assolutamente spettacolari. Prendino signori, forse il più grande fascino della vita del vagabondo è l'assenza di monotonia. Ad ogni istante vi accade l'impossibile, l'inaspettato, balza dai cespugli ad ogni svolta di via. E in questa piazza... Signori, avvicinatevi. Dei mercanti di emozioni. Signori, un tempo come oggi da tutto il mondo giungevano qua, attraverso i passi dei viaggianti, dei camminanti, dei pellegrini, le idee, i pensieri, le musiche e i profumi di terre lontane. Ma la magia più grande è la magia della natura. L'anima delle piante alle volte ci può aiutare a raccontarci delle storie, a suonarci delle canzoni. A chi vorrà di voi verrà permesso ascoltare un profumo che è stato creato per questo percorso e sentite un poco quale storia e quale racconto di antica via il vostro corpo, col suo aiuto, vi narrerà.
mia Argentina! Almeno uno su mille avrebbe ritrovato la sua frontiera scomparsa, quella che ci permette di entrare nei territori della felicità. Sì, è un libro che abbiamo editato. Siamo giù in trincea da 8 giorni, che aspettiamo la vita o la morte. Siamo sfiniti, abbiamo tanta fame che non può venire il rancio. Un altro tipo di viandanti per forza, come una volta noi, ora loro e forse di nuovo noi. Vogliono rimandarci indietro. Devi tornare a casa! Ne avessi una, restavo. In uno di quelli che ora è un ospitale della via Francigena, che è l'ostello del Conte Rosso, che modestamente gestiamo. Come Levi? Il pane è pane. Cammina lungo il sentiero. Un folletto di rosso metallo è appeso alla porta di verde dipinta a far da battacchio. Non toccarlo. Fidati del tuo cuore e fidati della tua storia. Chiunque abbia una storia da raccontare, niente può cancellare il ricordo del cammino percorso. Grazie a tutti. Un applauso a I'm gonna make you mine.